dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. Nella tribuna diplomatica il capo della commissione alleata, ammiraglio Stone. Nella storia d'Italia, il 25 giugno 1946 è una data memorabile. Quel giorno d'estate si aprono i lavori della Costituente, un'assemblea eletta da milioni di italiani e italiane che ha il compito di scrivere una nuova Costituzione per la neonata Repubblica. Ero emozionato di assistere ad una seduta, diciamo la verità, senza retorica, tanto importante dal punto di vista storico. Era in fondo la stessa emozione che tutti i membri dell'Assemblea Costituente provarono quel giorno. Ricordo che nell'atmosfera di Montecitorio, sotto il grande lucernario, vibrava come una sorta di elettricità. Le tribune erano affollatissime, tanti avevano chiesto il biglietto per assistere alla seduta. Il fatto di entrare all'Assemblea Costituente e di far parte di un'assemblea in cui sedevano grandi uomini, e uomini i quali avevano un particolare prestigio su noi giovani: Togliatti, Nenni, Orlando, Nitti, Benedetto Croce era un personaggio eccezionale per la cultura italiana. Io ricordo, per me, conoscere Benedetto Croce fu un fatto grossissimo. Quindi avevamo tutti questo senso di entrare in un luogo estremamente importante. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla Costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana. È entrato Orlando, che come decano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e ne apre i lavori. Un imperativo categorico si pone verso l'interno: l'unione, la pacificazione, la concordia. I capi dei grandi partiti, e tra questi Palmiro Togliatti, sentono chiaramente definire da quel grande giurista che è Orlando la funzione assunta nella nuova vita politica proprio da quei partiti che essi hanno portato alla più chiara coscienza. L'Italia, conclude il grande parlamentare, non ha finito di essere l'Italia. È l'ora dei partiti, piccoli e grandi, tutti chiamati a scrivere la legge fondamentale della Repubblica. Ma in democrazia, chi ha più voti conta di più, e in seno all'Assemblea i rapporti di forza si misurano in seggi. La Democrazia Cristiana, con il suo 37,2% dei voti, ottiene ben 207 seggi. Segue il Partito Socialista, che con il 20,7% ne conquista 115, mentre il Partito Comunista guadagna 104 seggi, pari al 18,7% dei voti. Poi i partiti più piccoli: 41 seggi all'Unione Democratica Nazionale, 30 all'Uomo Qualunque, 23 al Partito Repubblicano e soli 7 seggi al Partito d'Azione. In tutto i deputati eletti alla Costituente sono 556. Quasi tutti loro non erano compromessi in nessun modo con i vent'anni che precedevano, cioè non erano ammanigliati col potere, erano gente libera, erano liberi quelli che venivano dalla prigione, come sono venuto io, o dall'esilio, come venivano molti altri. Non avevano rapporti con il potere, e questo dava loro una grande indipendenza, dava loro una grande freschezza. Ecco, questa freschezza della classe politica del 45-46 a me mi ha impressionato molto. Io ero un giovane, avevo dietro di me moltissimi anni di politica, però
come vita democratica cominciavo allora ed ero pieno di curiosità come funziona questa democrazia, ecco. E vedevo questa freschezza di questa classe politica. Come vivevano questa gente? Arrivavano a Roma dalla provincia, non è vero? Erano per lo più molto modesti, molti erano anche poverissimi, eravamo poverissimi. Eravamo difficili trovare da dormire, pagarsi una camera decente. Però c'era questo senso, devo dire, io non voglio adesso esagerare, ma un certo senso di rispetto anche per la povertà del paese. La diaria era di 1.000 lire al giorno praticamente, quando un pasto modesto era 500 lire, quindi uno poteva fare due pasti ma poi non dormiva, oppure faceva un pasto e dormiva. Tanto che la maggior parte di questi costituenti, diciamo più meno ricchi, insomma meno abbienti, e finirono per andare a mangiare alle mense della Unarmo, di quella mensa pontificia orribile, dove si dava più che altro gatto invece che coniglio, eccetera, eccetera. Si iniziano quindi le votazioni per la nomina del presidente. Risulta eletto il socialista Saragat. A lui l'onore di dirigere le sedute, donde uscirà la legge fondamentale del nuovo Stato repubblicano.